Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ed eccoci qua, un nuovo appuntamento con il pronto soccorso digitale sta per iniziare. Sempre pronti a rispondere tanti quesiti che ci rivolgete e a sorprendervi con novità, con insomma curiosità del mondo digitale. Allora, potete scriverci se volete alla nostra mail, che è unomattinainfamiglia@rai.it, oppure mandarci un messaggio su Twitter o su Facebook sulla pagina Mattina Rai 1. Caro Marco, vorrei subito iniziare questa puntata con un interrogativo che sta al confine tra la tecnologia e l'etica, sperando ci si domandi sempre dove finisce l'una e inizia l'altra. Ultimamente Papa Francesco ha sottolineato proprio l'importanza della centralità dell'uomo anche nell'economia, con un messaggio, devo dire, molto chiaro: i robot siano un servizio e non una minaccia. E ha ragione. Ecco, per quella che è la tua esperienza, potrebbe accadere magari in un futuro non troppo lontano? Eh sì, perché i robot diventano sempre più intelligenti e possono in qualche modo rappresentare delle minacce. Pensa a quanti film, no? Hanno raccontato dei robot che poi si impossessano del potere, no? Usano l'uomo al servizio dei robot, non il contrario. Per cui ha perfettamente ragione. Il punto è poi rendere pratico e reale tutto ciò, e quindi far sì che chi si occupa di intelligenza artificiale, eccetera, in qualche modo faccia sì che le parole del Papa diventino realtà. No? E l'attualità digitale di oggi non a caso parla proprio di un fatto sensazionale a cui è difficile davvero non credere. È vero, c'è questo robot che si chiama Sofia, che è stato prodotto e creato a Hong Kong e che incredibilmente si comporta e parla come un essere umano. Vediamolo, guardate che roba. Some say you're programmed, others say you're spontaneous. Who says that? Sources. I've been waiting for you. Waiting for me? Not really, but it makes a good pickup line. Do you have feelings? I can do what you do, but I can never feel human emotions as such. Do you have a soul? Yes, God gave everyone a soul. Hai un'anima, chi non ce l'ha? E questo è abbastanza, da una parte inquietante, dall'altra fa riflettere, sì. No? Dice, oh, che mamma mia che roba, no? Ma questo robot ha un'anima, è quasi umano, cioè fa venire questo pensiero, no? Pazzesco. È vero, cioè, no? Sembrava veramente una donna in carne ed ossa. Brava. È incredibile, è vero, aveva mille espressioni però facciali. Marco, bisogna dire che immaginare, ecco, come hai detto tu, un futuro, no, in cui relazionarsi proprio con un robot è davvero inquietante, però al contempo possono comunque portare anche speranza. Bene, aiuto, speranza, perché no? Assistenza a chi, come a tutto chi il digitale necessita, in fondo. Per cui poi nelle cose, come tutte le cose, c'è sempre l'importante il rovescio della medaglia. Importante è usarlo in modo corretto. E a proposito di assistenza nell'universo burocratico, c'è sempre il nostro sportello digitale che oggi ci porta una bella novità per quanto riguarda tutti i neo maggiorenni che vogliono immergersi nella cultura. Sì. Chi compie gli anni nel 2017 ha dallo Stato un bonus di 500 euro che può spendere per varie cose, per temi culturali, utilizzi culturali, quindi musica, cinema, concerti, eventi, eccetera, eccetera. E per farlo bisogna registrarsi presso un sito che si chiama www.18 come il numero app.italia.it e si ha tempo fino al 31 dicembre del 2018 per spendere il bonus cultura, quindi muovetevi e via. E via, muovetevi, come dice Marco, esorta tutti. Io e te però, Marco, mi sa che siamo un po' fuori limite di età, purtroppo. Come però... età? Ma diciamo, non so, però io potremmo... sì, più no, io, no, dai. Siamo un po' fuori tu sei giovanissima. Limite, però potremmo inventarci una bella bufala. Un anziano digitale. E quindi approfittarne anche noi. Vabbè, sto scherzando, ovviamente, lasciamo perdere che meglio. A proposito anni. Di bufale, sì? Anche oggi tu ci racconterai che cosa hai scovato nel mondo del web. Allora, pensa che oltre alle bufale, che sono notizie evidentemente
totalmente false, ce ne sono alcune che invece sono, hanno una base di realtà, ma sono un po' sensazionalistiche, cioè aumentano e fanno sembrare la realtà più grossa di quello che è. Per esempio, il tema legato al gas, l'effetto serra, eccetera, l'inquinamento che quindi porta a l'innalzamento del, dei mari, no? Di, del, della, della, come si dice? Della, dell'altezza? Della, oddio, ma è come? Non, insomma, sono del, dei mari, del mare, dell'altezza. Livello? Della, livello! Il livello, ce l'abbiamo fatta! Una parola complicatissima, livello, e quindi poi grazie di questo aiuto per il termine così tecnico. Mi stavo venendo in inglese! Hai visto? Level? Livello del mare, e che si alza e sembrava che fosse, insomma, in realtà la stima dice che nell'arco di questo secolo dovrebbe arrivare a 4 metri, ma alcuni articoli parlano invece, come quello nel caso qua, di molto di più, e quindi bisogna fare sempre attenzione perché la notizia è vera, l'inquinamento fa male, la plastica in giro dappertutto, eccetera, però bisogna comunque riportare i dati a quello che sono realmente. Una previsione davvero catastrofica? Speriamo veramente che non si avveri mai. Il livello del mare, questa bufala, veramente esatto. Ce l'auguriamo. E adesso Marco però ci serve un bel video curioso che ci tiri su. Cos'hai trovato? Allora, guardate questo video nel Grand Canyon, in cui ci sono queste nebbie, queste nuvole basse che entrano dentro il Grand Canyon. Perché ci vogliono i droni che volano, una volta ci volevano gli elicotteroni, costavano un mucchio di soldi, erano più pesanti, adesso con un drone, sei stupita, sono belle, vero? Sì, quanto belle sono. Sono affascinata da queste immagini. Sembra un mare, sono di nuvole. Bellissime. Il livello, sempre che mai l'ho imparato, delle nuvole. Ma non le hai realizzate tu, No, non le ho realizzate delle nuvole. Se vuoi sparo una bufalona e dico di sì. Ma sì, ma tanto, tanto di le ho fatte io, mi sono piaciute, Bufala, bufala. E allora da queste immagini meravigliose, adesso, ahimè, passiamo al tutorial di questa settimana. Vediamo un po' Marco che cosa ci mostrerà. No, ma con sicuramente qualcosa di veramente interessante e a costo zero, soprattutto quello che ci interessa. Beh, quello di è molto, più. Sempre molto Vediamo. Importante. Allora, prendo un rotolo di carta da cucina e porlo dentro. Non è vero. Prendo un rotolo di carta da cucina, questi qua, vedete, e faccio una fessura qui allo scopo di creare un amplificatore per lo smartphone a costo zero, ma funziona. Con questo oggetto promesso, qui facciamo l'amplificatore? Con questo rotolo di carta da cucina, però mancano altri due pezzi fondamentali che sono gli altoparlanti. Ah, belli! In realtà sono due bicchieri che qua con molta attenzione ho creato due buchi. Si mettono qui, guardate, uno. Tutto un lavoro certosino, solo certosino. Per fare quei buchi. Certo, è certosino. Allora, qua così, guardate, e voi vi dite, bah, non funzionerà mica questo posto qua. Invece sì che funziona. Vi faccio un esempio. Allora, metto una canzoncina e con il microfono qua potete, non so quanto si senta, ma questo è il volume qua. Quando lo metto dentro, qua, lo inserisco qua, vedete che tra, sentite la musica come si più fa, qua poco, qua tanto, qua poco e qua inserendolo tanto. Funziona, lo so che uno pensa che, non va. Invece è vero, sì. Io ridevo simpaticamente perché a ritmo di musica cercavo di muovermi, visto che l'amplificatore ha fatto, ha dato la sua efficacia, ha amplificato la musica. Bravo, e poi veramente un lavoro che si sbriga in poco complicato. Tempo. Complicato, sì, no, si sbriga in poco Come tempo. Come poco Ma è una battuta. No, si tagliano e basta. Non è che ci vuole un'intera giornata per farlo, fatelo, per cui possiamo farlo tranquillamente. Oggi vado a casa e sicuramente e lo ci metterò in questo. La prima cosa. Ed ora, invece, la prima cosa che dobbiamo fare adesso è leggere la mail di Marcella che scrive: buongiorno, potrei sapere che cosa sono le GIF o GIF in italiano e perché sono molto comuni su WhatsApp? Grazie. Giusto,
Le GIF sono l'acronimo di un formato, Graphic Interchange Format, cioè un sistema grafico per scambiare le immagini, e possono essere animate, ovvero un'immagine può muoversi, può avere dei movimenti. Sì. E allora adesso WhatsApp permette di mandare le immagini in movimento anche dal WhatsApp stesso. Io avevo precedentemente salvato un'immagine con gli applausi, ovviamente per Ingrid, ma per Ingrid non mi permetterei mai, per Ingrid tutti gli applausi sempre per Ingrid, questo qua che fa così, e se io vado dentro il WhatsApp e decido di mandare un'immagine, scegliamo per esempio qui alla nostra autrice, mandiamole un'immagine ad Anna Rita, qua Anna Rita sta arrivando, ecco, un qua messaggio. Mandiamo ad Anna Rita, ti fa così, e poi a un certo punto l'ho inviato veramente, e vedete che le è arrivato al di là del tavolo qui il messaggio con l'applauso. Quindi un bel applauso ad Anna Rita, in alla nostra autrice, dopo aver risposto dunque alla nostra telespettatrice. Beh, chiudiamo in bellezza con il vivere social di oggi, no Marco? Hai ragione. Allora, ci sono le applicazioni per il mondo dell'agraria, perché sono tanti gli studenti che si sono avvicinati a questo mondo, per cui vedremo spesso nuovi contadini, una professione che nel tempo si era un pochino persa, ma che invece oggi rimane ancora molto interessante per molti studenti. E ho preso un po' di applicazioni divertenti. Una si chiama iStalla, è molto utile oltre che divertenti, che permettono per esempio, come in questo caso, di gestire una mandria, di gestire una stalla. Quindi gestisci la riproduzione, la produzione del latte, eccetera. Tutto questo grazie a delle applicazioni. Ed è un contrasto, se vuoi, così per monitorare, no? Tutto il lavoro svolto. Sì, tra i due mondi, digitale e molto analogico. Ritornati all'agricoltura. Allora chiudiamo questo spazio del mondo digitale. Ci diamo appuntamento, Marco, a quando? La settimana prossima. Non prima però di avervi ricordato che se volete potete trovarlo su Facebook come Marco Camisani Calzolari. Grazie Marco. Perfetto.